Matkan Guasimo, numero 6, Olin Biast, 7, Ivanov B, 8, One Way, 9, Nara Kest, 10, Oxian B, 11, Nino El Matto, 12, Orientor of Nando, numero 13, Pedro Almodovar, 14, Munter, 15, Narina Jet. Questo è il campo dei partenti per l'ultima qui al Breda di Padova. La macchina che prende velocità, pronta al lancio, stacca, partiti i cavalli, si va verso la piegata con il... Numero 2, Ploash, squalificato. Dicevamo, si va verso la prima piegata con il numero 3, se non erro, ma forse il numero 5, Matkan Guasimo, che è andato in testa alla corsa. 13-8, molto buona la fiondata iniziale, quindi un buon 13-8 per la partenza. Ecco i cavalli che transitano in questo momento sotto le tribune, al comando Matkan Guasimo. Poi più indietro c'è il 3 di Owen of Glory, l'avanzata del 6 Olimbiast, c'è anche il 9 di Nara Kest. 29-3, passaggio ai 400 con Matkan Guasimo, pilotato da Ettore Vairani, che si incarica di dettare il ritmo della corsa. Completata la piegata, 44-7, passaggio ai 600, sulla scia del battistrada, Owen of Glory, percorsi esterni, si muove Olin Biast, poi c'è il numero 1 di Palio, cavalli che si avvicinano intanto al passaggio al mezzo miglio, si va verso il completamento del primo giro di corsa. Il numero 5 di Matkan Guasimo ancora al comando, il passaggio al mezzomillo in 1-0-0-1, a seguire Owen of Glory, rimane sempre Olin Biast, percorsi esterne, terzo in corda invece c'è il numero 1 di Palio, 1-17-3, passaggio al chilometro, si torna a transitare sotto le tribune, situazione che non cambia nelle posizioni di testa, eccoli sfilare i cavalli sotto le tribune, Matkan Guasimo davanti a una serie di pariglie, con il numero 3 di Owen of Glory, il 6 di Olin Biast e poi Palio con Nara Kest. Andiamo verso la penultima piegata, sempre Ettore Vairani su Matkan Guasimo, che ha preso la testa della corsa dopo le prime battute, continua a dettare il ritmo della corsa, adesso in scia c'è Owen of Glory, ma attenzione a Nara Kest che si allarga, va in terza ruota, sale veloce anche Narina Jet, Narina Jet che va adesso in attacco di Matkan Guasimo, passa anche il numero 15 quindi di Narina Jet, che si porta al comando della corsa, ma c'è anche Nara Kest, siamo a 200 circa dall'epilogo, si accende adesso la lotta tra Roberto Andraghetti su Narina Jet e il 9 di Nara Kest. Numero 12, Orientor of Nando, squalificato. Cavalli in retta, ultimi metri di corsa, Narina Jet va a chiudere davanti al numero 13 di Pedro Almodovar, poi terza piazza dovrebbe essere proprio Nara Kest. Quindi ordine d'arrivo 15-13-9, dovrebbe essere questo, ma naturalmente attendiamo l'ordine d'arrivo ufficiale. Narina Jet chiude quindi davanti a tutti.